Nonostante la pioggia, bagno di folla questa mattina per Papa Francesco in Piazza San Pietro. Nel corso dell'udienza generale, il pontefice ha voluto condividere l'aspetto della misericordia che si legge nella parte finale della parabola del figlio prodigo, in cui c'è tutta la tenerezza e la gioia del cuore del padre nel riabbracciare il figlio che credeva oramai perduto. Allora ascoltiamo le parole di Papa Francesco. Vogliamo riflettere oggi sulla parabola del Padre misericordioso. Essa parla di un padre e dei suoi due figli e ci fa conoscere la misericordia infinita di Dio. Partiamo dalla fine, cioè dalla gioia del cuore del padre che dice: facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. Con queste parole il padre ha interrotto il figlio minore nel momento in cui stava confessando la sua colpa. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma questa espressione è insopportabile per il cuore del padre, che invece si affretta a restituire al figlio i segni della sua dignità. Gesù non descrive un padre offeso e risentito, un padre che, per esempio, dice al figlio: me la pagherai, eh? No, il padre lo abbraccia. Al contrario, l'unica cosa che il padre ha a cuore è che questo figlio sia davanti a lui sano e salvo. Lo aspettava. Quel figlio che aveva combinato di tutto, ma il padre lo aspettava. Cosa bella la tenerezza del padre. La nostra condizione di figli di Dio è frutto dell'amore del cuore del Padre. Non dipende dai nostri meriti o dalle nostre azioni. E quindi nessuno può togliercela. Nessuno può toglierci questa dignità. Questa parola di Gesù ci incoraggia a non disperare mai. In qualunque situazione della vita non devo dimenticare che non smetterò mai di essere figlio di Dio.